E ultima domanda, il futuro delle Creative Commons? Ah, futuro Creative Commons, Creative Commons secondo me ormai sono arrivate ad un livello di maturità per cui, cioè, sai, le Creative Commons, ecco, una cosa che non abbiamo detto, hanno, le puoi trovare in versione 2, 2.5, 3, 4.0. Perché? Perché negli anni, dal 2001, quando sono nate ad oggi, si sono evolute, no? Sono cambiate, sono state aggiornate. La 4.0, l'ultima versione, in effetti non è stata più modificata dal 2013. E quindi forse siamo riusciti ad arrivare ad una versione abbastanza long term, no? A lungo termine. E quindi boh, non saprei, cioè, secondo me le Creative Commons sono arrivate, cioè, c'è un punto in cui qualsiasi tecnologia ritrovata o ritrovato tecnico, no, raggiunge il suo apice, poi non c'è più bisogno di modificarlo, aggiornarlo, perché va già bene così. Quindi a meno che appunto a livello legislativo cambi molto e pesantemente il panorama, allora anche le Creative Commons dovrebbero un attimo aggiornarsi. E bisogna vedere appunto questa cosa qua della direttiva europea se va a incidere, però secondo me fino a un certo punto, cioè le Creative Commons potrebbero comunque continuare a vivere senza essere particolarmente modificate. Però sicuramente dal punto di vista del loro utilizzo c'è sempre da fare, nel senso che di attività di divulgazione come quella che stai facendo tu adesso, nel senso invitare uno come me alle 20:40 di un lunedì sera a parlare di queste cose, è un'attività che permette alle Creative Commons di essere conosciute, e quindi magari domani mattina con la nostra piccola goccia nell'oceano abbiamo messo qualche semino nella testa delle persone che hanno seguito la diretta e che magari si guardano il video dopo, dire: ah, caspita, ma andiamo a vedere che cosa sono queste Creative Commons e magari se le posso usare, soprattutto gli insegnanti, la gente, i tuoi colleghi, cioè gli insegnanti, i docenti di scuola, di università, di corsi di formazione, cioè rilasciare i loro contenuti, i loro slide, i loro video didattici con licenza Creative Commons, e capirebbero quanto questo porta loro poi visibilità e reputazione.